Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Quante volte nei film horror o comunque nei film che trattano paranormale di vedere lo spirito di questa persona a cui gli è stata tolta la vita rimanere qui e perseguitare il suo assassino? Diverse, penso, svariate. Ma ragazzi, questa non è una leggenda, questa non è un film, questa è la realtà. Perché proprio qui, proprio nella realtà, è successa la stessa cosa. Infatti la casistica racconta di numerosi episodi, di numerosi eventi in cui lo spirito di una persona assassinata rimane qui, ma solo per un motivo, per perseguitare il suo assassino. Ma sicuramente, raga, uno dei casi più sconvolgenti e straordinari è quello che riguarda il delitto di una fisioterapista filippina, il cui nome è Teresita Baza, accaduto a Chicago il 21 febbraio del 1977. Ma prima di addentrarci in questa straordinaria e sconvolgente storia, come di consuetudine, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline, commentate questo video, tempestatelo di like e condividetelo su tutti i vostri social. Ma ora partiamo, però prima preparatevi qualche snack, perché ho un'idea che questo video sarà un po' lunghetto, Ma ora possiamo partire davvero. Verso le 8:30 del mattino, i vigili del fuoco di un dipartimento di Chicago sono chiamati a intervenire per un principio di incendio che si stava evolvendo ai piani alti del North Side. Una volta che i vigili sono riusciti a fare irruzione in un appartamento contrassegnato con numero 15B, hanno avuto molta difficoltà a attraversare quell'appartamento a causa di tutto il fumo che l'aveva invaso. Ma una volta raggiunta la camera da cui è scoppiato tutto, hanno trovato appunto un materasso che stava prendendo fuoco. Sono bastati pochissimi minuti per spegnere in realtà quell'incendio e far uscire tutto quel fumo dalla finestra. Ma quando i due sollevarono quel materasso appunto per rimuoverlo, da sotto venne fuori il corpo di una donna nuda con le gambe aperte e il petto dilaniato da una coltellata. Si trattava di una figlia di un giudice, una donna di 48 anni, nativa della città di Damaguete nelle Filippine. Era una fisioterapista specializzata in problemi respiratori, impiegata presso l'Edgewater Hospital di Chicago. Secondo però le analisi medico-legali, Teresita, perché si chiamava così, aveva aperto la porta a qualcuno che conosceva e quando suonò il campanello stava parlando al telefono con un amico. Ma una volta che lei purtroppo aprì quella porta, una persona la prese e la soffocò fino a farle perdere i sensi. Questo ladro, questo assassino, raga, chiamatelo un po' come volete, aveva preso tutto quello che c'era nella borsetta di Teresita, aveva addirittura anche ribaltato tutta la casa. Quindi per tutto quello che aveva fatto, inizialmente si pensò che fosse effettivamente un ladro. Ma non contento però di tutto quello che aveva fatto, invece di scappare, l'aveva prima spogliata completamente, era corso in cucina, aveva preso un grosso coltello e l'aveva finita. Ed è stata proprio quella persona che aveva preso poi il corpo, l'aveva messo sul letto, anzi non proprio sul letto ragazzi, aveva sollevato il materasso, l'aveva messo tra la rete e il materasso, poi l'aveva appoggiato sopra e gli diede fuoco. Una volta fatto tutto questo, allora sì che scappò, ma prima che scattò l'allarme antincendio, ormai quest'uomo era già a diversi isolati di distanza. Ma la cosa strana, ragazzi, è che dopo tutto quello che le aveva fatto, dopo tutta questa situazione, questa donna non ebbe subito alcun tipo di violenza sessuale. Teresita, dopo svariate analisi, risultò, pensate un po', ancora vergine. Remy ragazzi sta per il diminutivo di un nome, ovvero Remibias. Pure lei filippina, collega del reparto di terapia respiratoria presso l'ospedale dove lavorava appunto lei e una delle sue più care amiche, le era legata da una fortissima simpatia e da una fortissima amicizia. Ed è proprio attorno a lei che si sta per svolgere questa vicenda.
Dopo 2 settimane appunto dal decesso di Teresita, Kua molto seriamente aveva dichiarato questo ai suoi amici: se non si verrà a capo del delitto, vorrà dire che Teresita me lo verrà a raccontare in sogno. Una volta pronunciate queste parole, si era ritirata nel suo spogliatoio, ecco, per rilassarsi un po'. Ma tenetevi forte, raga, mettetevi le cinture di sicurezza, perché qui sta per arrivare davvero qualcosa di incredibile. Una volta che si stava appisolando sulla poltrona, improvvisamente avvertì la necessità estrema di aprire gli occhi, perché aveva sentito come se qualcuno la stesse chiamando. Ma raga, una volta che ha aperto gli occhi, gli si è apparsa davanti Teresita, quasi totalmente materializzata in carne e ossa. Ovviamente qua, terrorizzata da tutto questo, scappò via immediatamente da quella stanza. Nelle 2 settimane seguenti però a questo avvenimento, 2 cari amici e colleghi di Kua incominciarono a osservare in lei degli strani cambiamenti. Si comportava infatti e imitava Teresita Basa a tutti gli effetti, sotto ogni punto di vista, ragazzi. Pensate che addirittura anche il marito, José Kua, non aveva assolutamente potuto fare a meno di notare questo suo cambiamento, rendendosi conto che in realtà la moglie stava subendo un improvviso sconvolgimento della sua personalità. Normalmente Kua, che era allegra e solare, si era fatta prepotente e malinconica, esattamente come era Teresita Basa. Verso la metà di luglio, a circa 5 mesi dal suo assassinio, un giorno Remy Kua, sapendo che avrebbe dovuto lavorare con un infermiere dell'ospedale, un certo Alan Showery, era stata improvvisamente colta da una crisi di panico senza alcun motivo. Sebbene però l'imponente mole di Alan, un uomo di colore molto alto, molto grosso, potesse intimidire, il suo carattere era molto cordiale, era gentilissimo. Tuttavia, quando Kua l'aveva sentito arrivare, era scattato in lei un involontario riflesso, ed è come se aveva tentato in qualche modo di guardarsi le spalle, forse con lo stesso sguardo disperato che Teresita aveva avuto nel momento in cui era stata assalita nel suo appartamento, nel momento in cui l'assassino l'aveva stretta con l'avambraccio attorno al collo proprio per soffocarla. E senza un'apparente ragione, senza alcun motivo, il cuore le cominciò a battere all'impazzata. Era come se fosse terrorizzata da qualcosa o magari da qualcuno. Ritenendo però di essere in preda ad un esaurimento nervoso a causa proprio di quell'episodio, aveva chiesto qualche giorno di malattia. Ma quella stessa notte, ragazzi, l'aveva sentita mormorare nel letto queste parole: A1, A1, A1. Ma qui sta per arrivare il bello, raga, perché una volta sveglia gli aveva raccontato di aver sognato di trovarsi in una stanza tutta piena di fumo, per poi essersi improvvisamente addormentata. Il mattino questo suo stato di malessere che aveva il giorno prima si aggravò, ed era così spaventata che aveva convocato persino tutti i suoi parenti. Dopo qualche ora che si sentiva davvero male, assunse un sedativo e si era rimessa a letto, ma trascorsero però solo poche ore, perché immediatamente era ritornata nel panico più totale. Pensate un po', ragazzi, che nel delirio ha iniziato a parlare spagnolo, una lingua che Kua non conosceva affatto. Infatti proprio per questo il marito si era inginocchiato subito ai piedi del letto e iniziò a fare delle domande. Chi sei? Chi sei? Le aveva chiesto. E lei di getto le rispose subito: sono Teresita Basa. Raga, ho la pelle d'oca, pensate suo marito cosa può aver pensato in quel momento. Quando il marito però ad un certo punto le chiese che cosa volesse, si era sentito rispondere questo: ho bisogno di aiuto, l'uomo che mi ha uccisa è impunito. Dopo qualche istante però, Teresita era come se si fosse ritirata dal suo corpo, era come se avesse in qualche modo lasciato il corpo di Kua, e infatti Remy è ritornata in sé. 2 giorni dopo però era stata colta da un fortissimo dolore al petto ed era subito susseguita una sensazione di come se qualcuno la stesse calpestando. Remy Kua aveva detto alla madre, che tra l'altro viveva con lei: ecco, sento che sta di nuovo arrivando. A rientro a casa però il marito l'ha trovata a letto, ma non stava dormendo, ragazzi, stava parlando, ma non con la sua voce, con la voce di Teresita Basa, e nemmeno con un tono normale, ma con un tono di rimprovero.
Quando ti decidi ad andare alla polizia, disse. Al momento però della negazione di suo marito, dicendo che non poteva farlo perché non aveva ovviamente nessuna prova, la sua voce si era fatta ancora più forte e più arrogante, dicendo queste parole: è stato Allen ad uccidermi. L'ho fatto entrare nel mio appartamento e lui mi ha uccisa. Dopo un po', però, lo stravagante comportamento della signora Kua aveva però cominciato a mettere in crisi tutta la famiglia. Apro una piccola parentesi qui, raga, avevano 4 figli. Comunque, ragazzi, esasperato da tutto questo, il dottor Kua aveva deciso di confidarsi col suo capo presso il Franklin Park Hospital, il dottor Winograd. Questo si dimostrò immediatamente interessato a questa storia e, pur avendo preso in considerazione il fenomeno ovviamente di possessioni, sapeva bene che la polizia avrebbe avuto tutto un altro tipo di atteggiamento, ritenendo naturalmente tutta questa storia frutto di una malattia mentale. L'unica cosa che si poteva fare era quella di inviare una lettera anonima di accusa. Ma un'idea ancora migliore venne suggerita da questa entità. Caduta improvvisamente in uno stato di trance, Remy Kua aveva chiesto al marito come mai non avesse fatto quello che gli aveva chiesto. Lui ovviamente le aveva risposto in una maniera molto simile alla precedente volta, ovvero che non aveva prove, non poteva fare nulla. Non è vero, aveva detto Teresita, che aveva preso possesso nuovamente del corpo di Remy. Le prove ci sono. Allen ha sottratto tutti i miei gioielli e li ha regalati alla sua ragazza. È facile scoprirlo, visto che vivono insieme. Lui rispose di getto: ma come sarà possibile riconoscere tutti gli oggetti? Lo faranno i miei cugini, Ron Somera e Ken Baza. Loro sono in grado di farlo. Oppure i miei amici, Richard Fessotti e Ray King. Ma non è finita qui, ragazzi, perché quella voce aveva dettato poi il numero di telefono di Somera. Teresita continuò a parlare tramite Remy dicendo questo: Allen era venuto per aggiustarmi il televisore, mi ha ucciso e mi ha bruciato. Chiama la polizia! Alla fine il dottor Kua finalmente decise di intervenire in qualche modo. Tuttavia però aveva avvertito fin da subito che nascondeva un minimo, un briciolo di verità. La difficoltà però stava nell'utilizzare tutti quei dati incredibilmente strabilianti, ma nel modo corretto. Andare a pizzicare Alan Showery e gettarlo in galera su una sola testimonianza, tra l'altro scaturita da una voce di un defunto, era praticamente impossibile. Tuttavia però, per cercare di capire come fare, iniziò ad indagare partendo da zero sul passato di Showery, arrivando a concludere finalmente che effettivamente sarebbe stato potuto essere lui il vero assassino. Il suo passato infatti lo testimoniava, i guai con la giustizia non erano pochi. In più abitava soltanto a pochi isolati da Teresita. A quel punto, una volta scoperto questa serie di coincidenze, alzò il telefono e chiamò immediatamente la centrale di polizia di Evanston. L'8 agosto del 1977 il caso Baza venne assegnato all'agente Joseph Stakula. Ovviamente tutta questa storia lo fece rimanere un po' perplesso, come penso a chiunque, voglio dire, insomma. Comunque l'ha presa in considerazione e iniziò anche lui a indagare. Con la scusa di raccogliere elementi utili per l'indagine, Showery era stato invitato alla centrale per un breve interrogatorio. Gli venne chiesto se corrispondeva alla verità il giorno che il delitto era stato commesso, si era per caso recato a casa di Baza per metterle a posto un televisore. Sapete cosa ha risposto? Aveva detto che effettivamente avrebbe dovuto farlo, ma invece di andare a casa sua si era fermato in un bar per bere qualcosa e poi se n'era totalmente dimenticato. Alla domanda se fosse mai stato a casa della vittima, aveva risposto con un secco no. Ma una volta però che ha saputo che le sue impronte digitali corrispondevano perfettamente a quelle ritrovate nell'alloggio, ebbe immediatamente cambiato versione e disse che effettivamente c'era stato e si era dimenticato di dirlo. Però c'era stato solo qualche mese prima. Alla fine però, dopo un lungo tira e molla, aveva ammesso che c'era stato proprio la sera dell'assassinio. Però aveva detto anche che se n'era andato quasi subito perché, mancando il libretto
distruzioni praticamente del televisore e non riusciva a metterlo a posto e quindi non aveva nemmeno iniziato la riparazione. Ma ragazzi, a questo punto Chauvery ha cominciato a dare chiari segni di nervosismo. A questo punto gli investigatori scelsero una tattica, ovvero lo lasciarono solo per un po' di tempo per andare a interrogare Janka, che era la sua compagna. La donna infatti ricordava che quella sera, e lo ricordava anche benissimo a causa del furgone dei vigili del fuoco che era passato nel suo quartiere, e Chauvery era tornato a casa molto presto. Alla domanda se di recente suo compagno le avesse per caso regalato qualche gioiello, aveva mostrato agli inquirenti un bellissimo anello antico. E qui ce n'era abbastanza. Infatti la donna fu condotta alla stazione di polizia con il suo cofanetto di gioielli. Ad attenderla però nel frattempo erano già arrivati due amici di Teresita, Richard Fessotti e Ray King. Infatti non appena Fessotti ha notato quell'anello al dito di Janka, era saltato su improvvisamente riconoscendo immediatamente che quell'anello apparteneva proprio a Teresita. Ma non solo quell'anello ragazzi, ne aveva riconosciuti molti altri. Davanti a quella dichiarazione però l'agente Lee Eplen, partner di Stacula, aveva detto a Chauvery: bene, e adesso facciamola finita una volta per tutte. Ma l'uomo deciso aveva risposto con arroganza: poliziotti di M, puntini puntini puntini, volete incastrarmi? Quando gli erano presentati però i gioielli non aveva esitato a negare e aveva detto che li aveva acquistati al banco dei pegni, ma aveva perduto purtroppo la ricevuta. Tutta questa sceneggiata però non poteva continuare oltre. Ad un tratto però Chauvery aveva chiesto di parlare con Janka e subito dopo qualche minuto davanti ai poliziotti aveva confessato: Janka, ho una cosa da dirti. Sono stato io ad uccidere Teresita Basa. Era convinto che Teresita era molto ricca e che derubandola avrebbe risolto ogni suo problema economico. Ma dopo averle tolto la vita e frugato in tutta la casa, aveva raccimolato soltanto $30. Per far credere che si trattasse di un delitto a sfondo sessuale, aveva infatti spogliato Teresita e le aveva allargato le gambe. Dopodiché, però, per depistare il tutto, aveva preso un grosso coltello da cucina, l'aveva accoltellata e le aveva dato fuoco. E questo perché? Ovviamente perché lui era convinto che il fuoco avrebbe cancellato ogni sua traccia di passaggio in quell'appartamento. Questo caso venne battezzato come la voce dell'oltretomba ed ebbe sconvolto tutto il paese. Il processo di Chauvery, accusato di omicidio, iniziò il 21 gennaio del 1979, seguito dal giudice Frank Barbero. Ma la storia della possessione però sembrava in realtà molto strampalata e anche molto poco attendibile. Infatti la giuria non fu assolutamente in grado di emettere alcun verdetto. La difesa inoltre tenne a sottolineare, tra l'altro con un filo di sarcasmo, che fino a fatti contrari la prova di un fantasma non poteva essere accolta in un tribunale. Soltanto 5 giorni dopo questo caso venne chiuso. Tuttavia però il 23 febbraio dello stesso anno Alan Chauvery riconosce pubblicamente di essere stato lui l'assassino della povera Teresita Basa. Infatti grazie a questa sua spontanea confessione venne condannato a 18 anni di reclusione per delitto e rapina. Ragazzi, che dirvi? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate come sempre nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, mettete un bel like e condividete questo video su tutti i vostri social. Noi ci vediamo prestissimo con un'altra bellissima storia nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!